Rieccoci in sala stampa per commentare questa ottava giornata del campionato di Serie A. 61-59 il punteggio della partita che ha visto vincere la Giova Scafati alla Beta Ricambi Arena Palamangano. Dopo aver sentito le parole di coach Attilio Caia, è arrivato il momento di coach Max Menè. Sì, beh, insomma, siamo molto dispiaciuti perché un po' l'ultima azione nel quale ci eravamo costruito il tiro della vittoria è anche molto bene. È un po' lo specchio di questa partita dove purtroppo abbiamo fatto veramente tantissime buone cose, ma non siamo stati assistiti purtroppo dalle percentuali del campo. Il 19% della linea di tre punti è quello che alla fine, soprattutto nell'ultimo quarto, abbiamo costruito ottime cose e purtroppo non siamo mai riusciti a dare, come si dice, a dare continuità anche alle cose buone che abbiamo fatto nel gioco attraverso dei canestri importanti. Non mi piace dirlo in questi casi, ma credo che la squadra in queste condizioni, con giocatori, soprattutto due giocatori veramente molto importanti che ci mancavano, ha veramente dato tutto, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, non ha cercato alibi, alla fine ha fatto il tiro della vittoria contro una squadra che comunque come noi si sta riassettando e comunque una squadra che qui ci aspettavamo giocasse una partita molto dura. È un momento difficile, non riusciamo mai purtroppo attraverso anche un episodio che ci giri un po' a svoltare in campionato questa stagione e soprattutto dare anche continuità alle belle prestazioni come quella di martedì in Coppa, però sono i momenti della stagione nel quale è molto importante stare compatti, stare uniti e continuare a credere in quello che stiamo facendo e soprattutto riavere un attimo con un po' di fortuna anche un po' di salute, un po' di continuità proprio nella salute dei nostri giocatori. Domande? Sì, Vincenzo Costabile Scafatina. Diciamo che comprendo e condivido la scelta di fare fallo per avere l'ultimo tiro, ma la domanda era proprio stabilito di farlo un secondo dopo che era pianificato? Sì, per avere più, diciamo che siccome scavallava i 24, era esattamente per avere l'ultimo tiro fino in fondo, diciamo così, non lasciare troppo poco tempo e avere molto più tempo per andare nella metà campo d'attacco ed avere molto tempo per riuscire addirittura a fare due tiri, non solo uno. Questa era l'idea, ecco. Magari uno poteva fare qualche passaggio, fare fallo su qualcun altro che magari avesse percentuale. Sì, diciamo che l'abbiamo deciso subito perché sennò dopo di solito quando iniziano i passaggi dopo si perde il momento di fare fallo, ecco. Quindi deve essere una decisione molto chiara e soprattutto per avere molto tempo, avere time out e avere tutto lo spazio per creare un tiro come del resto abbiamo fatto, ecco. Altre domande? Grazie coach. A voi. Crepi il lupo, arrivederci.